aumentamenti anche di gran lunga superiori delle soglie limite di contaminazione per terreni a uso di verde pubblico, privato e residenziale, almeno di una decina di sostanze tossiche, con un paio di queste che addirittura sfondano anche le soglie per terreni a uso commerciale e industriale. Li hanno registrati le analisi sui molti campioni prelevati dal terreno sequestrato 2 mesi fa a Ercolano, in zona Castelluccio, pieno parco nazionale del Vesuvio, ma già quanto trovato in quell'ex cava durante gli scavi dei carabinieri del NOE lasciava ben poco spazio all'immaginazione. E che qui negli ultimi 30 anni siano stati sversati e sotterrati rifiuti tossici di ogni genere appare evidente dalle stesse analisi effettuate dall'ARPAC, perché i valori di tossicità esplodono proprio nei terreni di riporto. Le sostanze tossiche registrate ben sopra i valori a norma sono tante e fanno male. Si va dal beriglio al cromo, dal benzantracene al benzopirene, dal rame al piombo e lo zinco, e fin qui siamo ben fuori dalle concentrazioni accettabili nei terreni a uso di verde pubblico. Invece, a sfondare anche le soglie per terreni a uso commerciale e industriale, c'è lo zinco e soprattutto le diossine.